Buongiorno ragazzi, vediamo di risolvere una uh, espressione goniometrica con gli arcoseni, arcocoseni, arcotangenti e arcocotangenti. Andiamo a, a, a vedere la nostra espressione goniometrica e troviamo che è arcsen di un terzo più arccosen di un terzo più arcotangente di un terzo più arcotangente di un terzo. Per capire la soluzione di questo tipo di esercizio bisogna uh, vedere per via grafica. Dunque costruiamo una circonferenza goniometrica e tracciamo l'arco AB che ha eh, il seno che vale appunto un terzo, cioè il seno uh, eh, dell'arco AB vale un terzo. Noteremo che l'arco coseno di un terzo, che vediamo disegnato in questa uh, situazione, non sarà altro che l'arco AB che è complementare dell'arco uh, AB precedente. Dunque, arco sen un terzo più arco coseno di un terzo non sarà altro che, seguiamo l'arco sen di un terzo il valore alfa, L'arco coseno di un terzo sarà il valore pi greco mezzi meno alfa. Stessa cosa accade con l'arco tangente e l'arco cotangente. Andiamo a vedere l'arco tangente di un terzo. L'arco tangente di un terzo, lo vedete, sarebbe questo valore Ta, la tangente che vale un terzo, l'arco di riferimento è l'arco A B che avrà un valore beta. L'arco cotangente di un terzo sarà invece pi greco mezzi meno beta, come vediamo dal grafico che vi sto rappresentando. Vedete, l'arco AB è il complementare di BA, per cui se a arco di un terzo diamo il valore alfa, eh, ad arco coseno diamo di un terzo diamo il valore pi greco mezzi meno alfa, ad arco tangente di un terzo diamo il valore beta, e ad arco cotangente di un terzo diamo il valore pi greco mezzi meno beta, verrà fuori l'espressione, la soluzione dell'espressione data, con questa eh, rappresentazione matematica, alfa più pi greco mezzi meno alfa, più beta più pi greco mezzi meno beta, che appunto sarà uguale, togliendo le parentesi tonde, a questo valore qui, dove alfa e meno alfa si potranno semplificare, Beta e meno beta si potranno semplificare e dunque la soluzione sarà pi greco mezzi più pi greco mezzi, ovvero uguale π greco. Dunque, questo tipo di espressione ci dà di fatto un angolo piatto. Eh, andiamo avanti e andiamo a, a vedere il eh, dominio di una funzione in arcoseno definiamo, determiniamo il dominio della seguente funzione. La funzione sarà y arco cos di x quadrato meno 3. Intanto, anche qui per via grafica, vediamo la rappresentazione della funzione arco coseno, che la vedete qui rappresentata, dove il dominio di questa funzione va da meno 1 a 1, mentre il codominio va da 0 a π greco, essendo funzione inversa, della funzione coseno guardiamo che essendo eh, il valore x2 meno 1 deve essere il dominio e deve essere dunque compreso tra meno 1 e 1 viene fuori la rappresentazione del x2 meno 3 compreso fra meno 1 e più 1 ovvero sia un sistema che andiamo a risolvere di questo tipo qui il sistema della prima disequazione x quadrato meno 3 minore uguale 1 e il seconda, la seconda disequazione x quadrato meno 3 maggiore uguale meno 1, ovvero sia la prima disequazione diventa x quadrato meno 4 minore uguale a 0, mentre la seconda x quadrato meno 2 maggiore uguale a 0. Nella prima uh, disequazione l'equazione associata a x quadrato meno 4 ci dà due soluzioni che sono meno 2 e più 2. Essendo il valore della disequazione minore saranno valori interni alle due soluzioni, dunque x compreso tra meno 2 e 2. Sotto invece sono i valori esterni delle, del, delle soluzioni dell'equazione associata a x quadrato meno 2 uguale a 0, che sono meno radice di 2 più radice di 2 le soluzioni, per cui i valori esterni saranno x minore o uguale a meno radice di 2 e x maggiore o uguale a radice di 2. Detto questo, possiamo rappresentare graficamente la disequazione in questo modo, fa facendo vedere che la soluzione cadrà tra meno 2, meno 2 e meno radice di 2, tutti i valori compresi tra meno 2 e meno radice di 2, e tutti i valori compresi tra radice di 2 e 2. Per cui la soluzione del dominio della funzione sarà proprio x compreso tra meno 2 e meno radice di 2 compresi i valori meno 2 e meno radice di 2, e, e, pure, an, e, oppure radice di 2 minore uguale x e minore uguale 2. Vi ringrazio, vi darò degli esercizi da fare per casa, arrivederci.